natura è meglio lo scooter. Tra uno scooter e a piedi ti direi meglio i piedi, anche perché se le previsioni dovrebbero essere di una bella giornata di sole e l'occasione, come si suol dire, di riconquistarsi anche la città. Questo perché lo diciamo? Lo diciamo perché oltre a tutti i provvedimenti che avete già visto e che tra l'altro vi vogliamo sottolineare, appunto saremo già andati. Ah, ce l'hai. Ah, hai dato il piacere a Frattarola. Ammirato. Oltre chiaramente a ricordare alla gente di fare attenzione perché chiaramente scatteranno dei provvedimenti di divieto di sosta, quindi come dico sempre, il nostro obiettivo non è quello di fare le multe e di fare rimozione, ma il nostro obiettivo è di avere la strada sgombera per poterla utilizzare e mettere in sicurezza il percorso e poi anche per sensibilizzare la gente a non far uso dei veicoli, macchina e moto, e di venire a piedi, perché le previsioni per questa manifestazione sono molto alte, tra l'altro la partenza del Giro d'Italia e quant'altro ce ne possa stare. Si può tranquillamente vivere questo evento vivendo anche la città. Chiaramente siamo anche tra virgolette corsi un po' ai ripari con le disponibilità che abbiamo e quindi se uno non può fare a meno di venire in città abbiamo organizzato un sistema tipo quello del Corso Fiorito dove invitiamo a parcheggiare al Mercato dei Fiori di Valle Armea, e adesso stavo tardando apposta perché me lo stavano confermando, dove ci sarà a disposizione un servizio, una vetta per raggiungere il centro, quindi arriverà fino a Corso Garibaldi e quindi a motivo in più di non occupare chiaramente coi veicoli la città, oppure in alternativa, però diciamo consigliamo sicuramente il Mercato dei Fiori, la zona di Pian di Poma che purtroppo parzialmente è occupata da anche dei mezzi tecnici della Milano Chiaia. In quel caso lì si fanno.